Giampaolo Medei, allora un esordio vincente per la Lube. Avete reso una partita facile con il servizio, un turno di servizio di Sokolov, di Christensen molto insidioso, macchiata direi dall'infortunio corso Dragan Stankovic, questa vittoria. Allora, beh, innanzitutto sono contento di come abbiamo iniziato questa competizione. La prestazione della squadra, non solo al servizio, è stata ottima stasera, credo in tutti i fondamentali, ci siamo espressi a un ottimo livello. Ovvio la battuta stasera ci ha dato una bella mano, purtroppo non sempre è stato così e non sarà sempre così, quindi io sono fiducioso perché abbiamo fatto delle ottime cose anche in difesa e in attacco siamo stati molto precisi. La prestazione è stata buona, adesso bisogna prima di tutto rimanere con i piedi per terra, questa è una competizione lunga, abbiamo ben iniziato, abbiamo fatto molto bene il primo passo, però tutte le squadre sono insidiose e noi penseremo partita dopo partita e ci preoccupiamo, ecco, adesso dal prossimo avversario. Un peccato per Stankovic perché giocare 5 partite significherà, adesso ne abbiamo ancora 4, avere tutti a disposizione sarà importante, adesso valuteremo l'entità dell'infortunio, io spero che lui almeno per la seconda parte del torneo possa tornare a disposizione. Abbiamo l'onore di avere Osmani Quantorena, 4 mondiali vinti per Osmani e un esordio alla grande questa sera contro i campioni del mondo in carica del Sada Cruzeiro. Sì, diciamo che il passato è rimasto nel passato, per cui pensiamo al presente e al futuro. Una grande prestazione contro i campioni in carica, siamo stati bravi, lucidi tutto il tempo a mettere aggressività soprattutto nella battuta e tenere la loro battuta, quindi complimenti alla squadra per l'atteggiamento che ha avuto e niente. Abbiamo vinto soltanto una partita, per cui ancora è lunga, siamo a piedi per terra. Stesso Sokolov, un esordio vincente per le cucine Lube Civitanova. Avete messo tanta grinta, tanta voglia e tanta qualità in campo. Direi no, nel primo e secondo set dei turni importanti, soprattutto da parte tua al servizio. No, la squadra aveva voglia veramente di giocare bene, di vincere, e quindi siamo entrati dentro con una testa veramente, con una grinta forte, con un atteggiamento molto, molto positivo, molto corretto, quindi abbiamo giocato una partita bella, adesso è finita già, pensiamo per la prossima partita che è domani contro Saxa e basta, c'è una partita vinta e basta, la dimentichiamo.